Uomini e donne, anticipazioni. Pinuccia finge svenire dopo una lite, Maria interviene. Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne registrata il 22 novembre, e che sarà trasmessa durante il mese di dicembre, rivela che c'è stato spazio per un nuovo accesissimo scontro tra Tina e Pinuccia. Le due protagoniste del talk show Mediaset si sono ritrovate ai ferri Courtier. Questa volta, è dovuta intervenire Maria De Filippi in prima persona. Occhi puntati anche su Gemma, protagonista di una nuova conoscenza in studio, mentre Ida Platano è ritornata assieme al suo nuovo fidanzato. Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e Donne che arrivano dalla registrazione del 22 novembre 2022 rivelano che tra Pinuccia e Tina la situazione è nuovamente degenerata in studio. Le due donne si sono ritrovate per l'ennesima volta ai ferri corti, protagoniste di un'accesa lite in studio. Questa volta la dama del trono over ha spiazzato tutti mettendo in scena un finto svenimento che ha portato la conduttrice del talk show ad intervenire in prima persona. Durante la lite con Tina, come riportato dagli spoiler di Lorenzo Pugnaloni, Pinuccia si è messa a terra come se fosse svenuta. In realtà la dama del trono over l'ha fatto apposta e ha soltanto inscenato questo finto svenimento. Che ha spinto Maria De Filippi a intervenire in prima persona per ripristinare di nuovo l'armonia e la serenità in studio. Occhi puntati anche su Gemma, le anticipazioni di queste nuove puntate di Uomini e Donne rivelano che la dama torinese sarà protagonista di una frequentazione con Mario. Uno dei cavalieri del trono over che sembra aver attirato la sua attenzione. In studio, però, nascerà un'accesissima discussione per mezzo di una telefonata. Che a quanto pare riporterà la dama torinese al centro dell'attenzione dopo un periodo di assenza. Sarà dato spazio anche al ritorno in studio della coppia composta da Ida e Alessandro. A distanza oltre due settimane dalla registrazione della scelta finale, la dama siciliana è ritornata in studio assieme al suo nuovo fidanzato per raccontare l'evolversi della situazione. Ebbene, Ida ha confermato che tutto sta procedendo nel migliore dei modi, dato che tra lei e Alessandro vi è un ottimo feeling. I due si sono concessi anche la loro prima vacanza insieme di 3 giorni per conoscersi meglio.